Era solo Raffaele Emilio, incominciando la mia vita natatoria, ho incominciato quando avevo 4-5 anni, presso il dopolavoro ferroviario di Venezia, chiamata parentesi Rarinantes. Io, per essere sincero, ricordo la mia piscina e quella della veneziana Nuoto. Nelle altre città d'Italia erano tutte diverse dalle nostre, erano più belle, più fantascienza rispetto alle nostre, però comunque posso essere sincero che la mia non la cambiavo con un'altra, perché era da 50 metri, mentre la maggior parte delle altre erano 33 metri, e dove si poteva magari giocare alla pallanuoto, dove che adesso quella di Mestre un po' si può fare la Serie B perché è di 25 metri. Io ho andato quella di Ferrovieri, quella veneziana, quella di Padova, quella di Genova, quella della Costa di Milano, quella di Torino. Non so, ho girato tutta l'Italia, tutte le piscine, anzi mi conosco con l'omignolo del nonno. Nonno, ancora vivo sei. E mi sono comportato anche bene, oltre essere nuotatore. Io non posso dare un'idea precisa, ma eravamo tutti, facevamo la gara tra di noi per poter eseguire le gare, e poi anche oltretutto se eri bravo andavi in trasferta, l'allenatore ti portava, anzi ti diceva posso dirla sì, segaioli tutti a posto, e ti combattevi fra noi anche perché se eri bravetto andavi via, o se no ma dopo l'allenatore raccoglieva tutti e ti portava assieme, e così ti imparavi a vedere come si svolgevano gli allenamenti degli altri. Posso dire che era una famiglia, perché oltretutto eravamo sempre assieme, e anche perché la dirigenza non era che veniva da una parte, era tutti dipendenti delle ferrovie dello Stato. E anche quando è finita l'attività dell'anno si trovava assieme all'inverno, ci ritrovavamo su un campanone e stavamo assieme lo stesso. Come una grande famiglia, ripeto. La mia carriera sportiva è stata bella perché facevo il 400, 800, 1500 e in più giocavo a pallanuoto. Mi ricordo che ho fatto tanti laghi, tanti fiumi, specialmente quella di Guastalla. Quella era una gara che si faceva, si partiva uno ogni 15 secondi a testa, perché dovevi nuotare attraverso il fiume no, e perché dopo c'era una corsa e nuoto, e ora i primi andavano bene, quindi gli ultimi affondavano un poco, però comunque, e dovevi guardare sempre un punto fisso per non perdere il rotondamento. Era una bellissima gara, quella era gestita dalla GIL, mi sembra. E poi, mentre quella del lago di Caldonazzo, quella era un triangolo di 3.000 metri. A ogni 100 metri c'era un premio. E allora mi ricordo, io e Renato De San Giovanni, ci siamo guardati, e chi prende questi premi? Succede, e allora fa Ogno, Schippista, Cincirimpini, tutta gente che è più adulta di noi. Però in compenso ho fatto una bellissima gara e devo essere arrivato ottavo o nono, perché ero un fondista, sono diventato fondista, no? Da velocista si passa a fondisti. Poi c'è stata un'interruzione, cominciando a venire tuonare le bombe e la guerra, e mi sono rifugiato nei Vigili del Fuoco, dove che abbiamo formato la staffetta 4x2. Ho fatto prima di tutto il miglio marino, che si faceva a San Giobbe. Era una cosa stupenda perché partivi dall'isola di San Secondo e arrivavi al Ponte delle Guglie. Quando entri in canale, due folle a parte, mi ricordo, avevo Bellomi a fianco mio e avevamo la stessa bracciata. Guardando la riva d'altra parte, vedo mia mamma che grida, cosa pensavo?
credeva che con la bracciata unita fosse che l'altro mi malmenasse, no? Io ridevo e anche lì mi sono comportato bene. Io e Bellomi eravamo quasi insieme, quarto e quinto, non lo so, insomma. Però c'è stata una prima. Era di settembre, ma era molto freddo. E occorrevo, e eravamo in partita in 60. Doveva arrivare almeno due per dopo rappresentarsi a Trieste. Ma una alla volta, siamo tutti saliti in barca. Uno, chi mi viene da ridere adesso, Renato De San Giovanni, che cercava di salire anche lui in barca. E allora con la forca le davo sulle mani perché non la seva, fino a che non l'hanno fatto arrivare. Dopo invece, ripetendola, siamo stati più veloci nel nuoto, meno faticoso. Ecco, quella è in Piana Grande invece, a Bairo, che mi sembra che siano stati 8 km e mezzo, si partiva dal centro della stazione, dove c'è il giro del paletto delle barre, dei gondolini, no? Però sono stato aiutato dal papà, nel senso che mi diceva la corrente come esisteva. E ora, andando verso lì, ho buttato tutto a destra. Quando sono arrivato alla Salute, l'acqua gli storna per andare fuori in mare, no? E lì era, nuotavo per traverso, a Venezia di Aguastra, come si dice la barca? Aguastra, vabbè insomma. E sono arrivato, ho preso la corrente giusta, sono arrivato. Con una bella soddisfazione sono arrivato quinto. Ha vinto Zizek, mi ricordo, Slavo, secondo Esposito, napoletano, che anzi prima, è lei che mi accompagna, no, vieni in acqua anche mi chiedo. Ciro era allenatore insieme con Veclani, e prima di tutto era Ferruccio Rumor, che è morto 84. Secondo, Nane di Pietà, e allenatori avevo il brigadiere dei Vigili del Fuoco, molto bravo anche lui, perché dopo che sono passato qui Vigili del Fuoco, abbiamo formato una nuova squadra, la 4x2 insieme con l'Olimpionico Massaria. Ho cominciato nel 31, poi nel 32, 33, fino al giorno del 43 sono passato in Vigili del Fuoco e ho finito nel 46, finito la guerra. Pausa, perché venendo la guerra no, ognuno andava per conto suo e dopo chi di ferrovieri sono rimasti, chi parte sono andati alla Passoni. La Passoni come nuotatori in mezzo nella parte e allenatore stesso come Nane di Pietà è andata alla Veneziana. Poi si è trasferito a Trieste, dove l'ho incontrato un giorno, che mi ha fatto fare una gara anche lì. E quello che mi ricordo più di tutto è un certo Sioni, che ora era a Rovigo, no? E lui si allenava sempre per fare i master. E ogni tanto mi telefonava, dai vieni anche te, non posso. Allora mi ha fatto dire che sono stato operato, che ho broncopatia cronica. Tutti che non mi permettono, nuotare posso, per non mi permettono gareggiare. Perché onestamente in acqua sto ancora bene, ma dopo quando che esco, qualche scatto lo posso fare. Viene l'istinto di dire, aspetta ti frego, ma fai 20 metri e poi torna a casa, bambò. Se non che trovando un giorno per strada, mio amico Salvadori, guarda che dobbiamo fare la Messina a nuoto e mi faccio con piscina. Ah no, vedrai che c'è il dottor Misserotti, ah Dio, quello è il tuffatore. Sarebbe stato il presidente della Messina insieme col professor Brugliera e abbiamo cominciato con quattro ragazzi.